Ciao bestioline, oggi proveremo insieme a fare lo slime utilizzando il detersivo. Per farlo abbiamo bisogno ovviamente del detersivo, quello della lavatrice e della colla. In teoria si usa la UV, ma io non l'ho trovata. Quindi sicuramente verrà un macello. E poi ho trovato la colla glitterata. Quindi perché no? Allora, iniziamo subito. Mettiamo prima la colla, va. Com'è questa colla? Basta, basta, troppa. Come fila questa colla? Poi mettiamo un po' di questa qui. Glitterata, ci stacchiamo. Ma che strana questa colla glitterata. Come densa. Sarà andata male, io sono la solita sfigata che ha preso la colla andata male. Può darsi. Che in realtà a me sembra slime già così. Ma buttiamoci anche degli altri glitter, giusto perché così mi impesto tutta la stanza come al solito. Troppi, come sempre. Ma che bello glitteroso. Allora, e poi ci aggiungiamo il fantomatico detersivo. Oddio, secondo me mi uscirà una boiata colossale come sempre. E invece no. Ah, si sta già pensando. Forse per questa volta non sarà un epic fail. Schiacciamo. Sarei tentata di mescolarlo con le mani, sinceramente. Ma ho paura che mi si appiccichi tutto. Proviamo a vedere. Oh, che schifo. Che schifo. Mamma mia. Ma non è una cosa compatta. Cioè sì, è slime. Proviamo a vedere se compatta. Perché ci sono alcuni pezzi che sono duri. Ma quanti bei brillantini. Sì, non guardate le mie mani devastate, ma intanto per cambiare mi sono fatta male. Cavolo, però ho le mani tutte unte, non dovrebbero rimanere così unte. Ah, si sta già aprendo. Colla dappertutto. Buttiamoci un altro po' di detersivo. Che cosa schifosa che sto facendo. Oggi per pranzo una bistecca di glitter. Allora. Beh, slime è slime. Peccato che ho le mani tutte appiccicose incollate. Però comunque è venuto, dai. Ma guardate che cosa figa. Con tutti questi brillantini. Ah, facendo così sembra che si stia amalgamando, tra l'altro.
All'interno delle bollicine, cioè quando schiaccio, non so se riuscite a sentire, ma si sentono le bollicine che scoppiano. Dai, fantastico, direi questa volta è riuscito. Adesso le mani tutte impestate, non posso spegnere la fotocamera, perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo, ciao!